ci troviamo in Italia, poi a Torino, in Barriera di Milano, dentro all'ex Inchet, che è una ex fabbrica di cavi, e siamo dentro a It's Lab Makerspace, che è la sede di It's Made. It's Made è un'impresa sociale che si occupa di due cose: progettare e costruire arredi su misura e allestimento di interni. Lavoriamo il legno e i metalli, quindi noi progettiamo, compriamo il materiale, lo trasformiamo e poi andiamo dai nostri clienti e montiamo l'oggetto finale, che tendenzialmente è o un arredo o un allestimento di interni. Studiamo architettura e design, fondiamo un'associazione culturale che si occupa di spazio pubblico, partecipazione, inclusione, progettazione partecipata e autocostruzione. Quindi tendenzialmente progettavamo con i cittadini e costruivamo cose insieme a loro, e oltre ad avere un ufficio avevamo anche un laboratorio. Questa cosa è cresciuta e si è trasformata in una società, un'impresa sociale. Questo è un'insegna, un'insegna pubblicitaria, e sto praticamente realizzando l'interno, l'illuminazione interna, la retroilluminazione interna. It's Lab si compone di due spazi principali, uno è un ufficio e poi l'altro più polveroso, che è un laboratorio. Sono due zone, una è la falegnameria e l'altra è la carpenteria, dove lavoriamo i metalli. It's Lab è aperto al pubblico, ovvero la nostra azienda apre le porte a chiunque, non solo a chi lavora per noi, bensì chiunque può entrare dentro e usare o l'ufficio o chiaramente più gli spazi laboratoriali per fare le proprie cose, di usare i nostri spazi, la maggior parte delle nostre macchine, per fare i propri affari, anche affari di denaro. Quindi può costruire, riparare, prototipare, e chi lo usa, o artigiani, quindi per il loro business, per i loro affari, oppure gli hobbisti appassionati, gli smanettoni che vogliono far cose. Le cose invece extra o i progetti speciali sono corsi, nel senso che alla sera, soprattutto la sera o nei weekend, trasferiamo il nostro sapere, la nostra cultura, e organizziamo dei corsi base per principianti o per hobbisti appassionati di falegnameria, carpenteria, tornitura, lavorazione del legno massello, xilografia. L'ultima cosa che facciamo particolare è fare appunto questi workshop. Sono dei workshop tendenzialmente all'interno di gruppi, comunità, con persone svantaggiate, quindi richiedenti asilo, ragazzi in case di comunità, in luoghi o con persone particolari, e tendenzialmente si progetta insieme e si costruisce insieme. O all'interno di una giornata, o in una sessione di 4 settimane di workshop intensivo, si ritorna un po' indietro. Quando eravamo giovani, che facevamo questi laboratori, il 90% dell'attività era questa. Mi insegna che dovrò andare a prendere domani mattina, ed è la bandiera che compone l'insegna più grossa, che è sulla vetrina. Uno degli effetti positivi delle nostre attività extra in realtà ricade proprio su di noi, nel senso che è un momento di responsabilità delicato, però è gratificante, umanamente gratificante. Poi chiaramente sugli altri, perché li vediamo felici, coinvolti, si recupera materiale, rivitalizzano gli spazi, dipende da caso a caso, da persona a persona, comunque vediamo la soddisfazione delle persone che partecipano, la nostra soddisfazione, e vediamo poi lo spazio in qualche modo rinato. Per me l'Italia che cambia è un paese fatto di persone, che ritorna a fare di necessità virtù, aguzzare l'ingegno,
Nel senso, ci sono tanti problemi in Italia e quant'altro, mi aggiusto da solo, che è fondamentalmente lo spirito dell'italiano. Magari siamo così intelligenti nel sfruttare a pieno quello che sappiamo fare, quello che abbiamo di fronte al mondo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.